Benvenoschio su Gmod Next Boss, la modalità originale dove si scappa da Obunga e tutti i suoi amici. Perché che di bello. Nuovo Obunga? Sì. Di nuovo. Anche altri oggi ne abbiamo, oggi è una festa. Allora, davanti a noi c'è questo gigantesco labirinto, noi siamo in quest'angolo, dobbiamo arrivare nell'angolo là, lo Ma vedete? Ma è impossibile se c'è Obunga, perché ci ucciderà. No dai, è impossibile, ci stura come un lavandino. Allora, io andrò a mettere tutti i nostri next bot lì in quella quadratino lì. Noi intanto scenderemo la torre e inizieremo a percorrere il giro del labirinto. Lion, guarda che sono vicini. Lo so. Sono tipo neanche a 20 però, metri quasi. Per aiutarci noi possiamo piazzare lungo il percorso ogni tanto qualche macchinetta del caffè, così, no? Per bloccarli, piace. Magari li rallentiamo un pochino, potrebbe funzionare. Adesso e vado. Se non funziona e non li rallento? Ci attacchiamo, ci creperanno di mazzate. Okay. Se quelli arrivano come un fulmine, proprio brrr. Ah, no! E poi ti entrano, aiuto! Lo fanno, lo fanno. Ok, allora vi do io il via. Appena li metto, vi do il via e voi iniziate a scendere la torre, ok? Pronti? Chiaro, voi siamo qui. Un bel respiro e occhio, perché sarà graviosa, la situazione. Ok. Siamo pronti! Allora, vado sulla situazione. Metto uno, due e tre. Ne ho messo tre, vai, scendete! Ah, secondo! Vi aspetto all'entrata, ragazzi! Vai, corri, vai, qui, okay, qui! Lion, concentration! Non okay. Sono ancora lontani, possiamo ragionarcela. Ok, allora. Stanno già arrivando, è impossibile, non mi piace. No? No, raga, non... No, no, ho messo la cosa! È stato paura, ma stai scherzando? Ok, tranquilli. Allora, io decido quali strade bloccare, che sono molto tattico, ok? E vado anche avanti... Aspetta, torno indietro. Bloccamo questa, blocchiamo la via della fine! Ho streccato, non mettere ansia, eh! Allora, scusami! Piano, lasciamo indietro! Se blocchiamo la via della fine, torneremo indietro e la sbloccheremo la via della fine. Infatti, rompiamo il frigo. Giusto, troveremo una soluzione. Adesso andiamo avanti. Ho paura! Ragazzi, siamo ancora all'inizio. Cioè, non è che siamo andati. È molto intricato. La conosci la regola dei labirinti, no? Tenere la mano destra sul Bravissimo, muro. Bravissimo, e funziona sempre. Noi stiamo tenendo la sinistra, quindi funziona uguale, penso. Qua è un andiamo po' aperto. No, è troppo aperto. Qua dobbiamo chiudere. Vieni. Chiudi dietro, così non magari. Ci separiamo. Non ci crepano. Ti maledetto, togli. Okay, piano, non perdiamoci, mi raccomando, tutti insieme. Metti, dobbiamo puoi stare. Puoi fare una cosa, Lion? Metti sì. Il frigo e salisi sopra. No, guarda no, dove no, sono. Aspetta. Allora, facciamo così. Blocco qua. Paura. Blocco qua. E blocchiamo anche dietro. Ok. Sai, va bene così, Alex, stai zitto. Alex è fuori. Allora, adesso io salgo sopra così e vi dico se vedo qualcosa. Ti vedi per caso? Allora, ti dico la sincera verità, non sono altissimi, quindi vederli da oltre il bordo non è possibile. Però posso fare un volettino e vedere se sono vicini. Ho sentito il rumore, però! Allora, aiuti un po', controlla! Allora, ne ho visto uno, ne ho intravisto uno. È lontano, però, è là, è lontanissimo. Se avessi un fucile riuscirei a vedere meglio dove sono, aspetta, perché è importante. Ma lì un fucile con un mirino! Stai attento, loro saltano! Allora, gli imbecilli, credo che siamo talmente lontani che purtroppo non ci hanno nemmeno visto. Quindi li ho messi troppo lontani. Vabbè, meglio per noi, no? No, perché ti sei interrotto? Non è che ci hanno visto. Lion, che stai succedendo? Lion, che succede? L'hanno visto. Lion! Non so dove siete, non so dove siete. Aspetta, eccomi. Stanno arrivando. Dai, qua, venite. Qua, davanti. Vai. Oh, è lì dietro. Ma che urlo femminile. Cerca. Fermale. Ti trombi. No, lo sapevo io. Ti ho fatto vedere. Abbiamo fallito la prova. Ok, allora, round 2. Non è andata bene questa volta. Ma Lus, è andato malissimo. Li ho tolti. Torniamo alla nostra torre. Cosa abbiamo sbagliato? Facile. Ecco, secondo me sì. Si è fatto vedere troppo. Li hai ingrifati, questi sono venuti, cioè. È vero. E perché li hai sfidati? Non devi mai farlo. Ma la macchinetta del caffè li fermava un po', Ma non lo so, Lion, perché c'era la macchinetta del caffè dietro? Se l'hai mangiato. Ma quello non si è fermato. Sì, infatti, Marco si è fermato a prenderlo il caffè. Ok, allora, uguale a prima. Questa volta li metto un po' più vicini, così, capito, noi partiamo più in fretta. Guarda che sono più veloci di noi, Lion, vero? Sì. Molto allora, veloci. Vabbè, pronti, io li metto lì un po' lontani, ma non scendiamo? Troppo. Uno, due, tre, vai, ci sono, vai! Vai, strecor! Le gambe strecor, le cosce da pollo! Corri con quelle cosce da pollo! Presto, vai! Lion, corri! Qui, a sinistra subito, No, di nuovo la strada di prima, mannaggia, no, ok, barrichiamoci, no? È facilissimo. No, venite, ma barrico dietro! Sta arrivando, sta arrivando!
arrivati. Marco, no, troppo, troppo. Ragazzi, spostatevi, ragazzi. Danica, io sono vivo, eh. Sto passando ma sopra. Ma allora? Meno male, almeno. Non ti fermare. Vabbè, finché rimane in vita uno, gli altri possono respawnare, ragazzi. State tranquilli, tutto va bene. Arriviamo. Mi raccomando, ecco, Alex, non mi paghi, ma sei un demente. Ma sei un idiota, Alex. Corri, Laia, corri. Corri. Cretino. Non ti fermare, non ti fermare. Ok, tranquilli, va tutto bene, non ce n'è più. La senti questa voce? Sta parlando a te. Non sento niente, no, io. Ce l'abbiamo dietro. Non è vero, non è vero. Non è vero, vedete? Okay. Loro sono stupidi e non riescono a capire la via giusta. E noi sì, Lion, perché siamo intelligenti. Sento una suona. Ok, allora. No! Mio Dio. Mio Dio. Oh, sono ancora vivo, my friend. Sono ancora vivo. Ma sono come ancora, fai? Sono vivo. Sono vivo, venite. Corri. Sono vivo. Siamo con te, uomo. Postati, sei in mezzo. Scusa. La via. Ok. Ho sentito un sacco di urli un po' femminili. Allora, tu non hai visto cosa succede dall'alto? Loro lanciano per aria le macchinette. Ah, oh. Io le ho viste volare. Non mi ferma nulla. Amici, ho sentito un suono di Windows preoccupante, però no. In che senso? È un maledetto. Sì, lui. Era lui, alla fine lo sapevo. Era lui. Che paura. Cioè, mi ha confuso con un suono di Windows. È stato intelligentissimo, eh. Che dirgli? È più furbo di noi, quasi. Anzi, mi di me. Mi ha preso un infarto a me. Camiseria. Allora, facciamo una cosa intelligente. Terzo tentativo è la volta buona, no? Per forza, no? Funziona sempre così. La terza è sempre quella buona. Prossima tattica. Andiamo a destra. Stiamo andando solo a sinistra. Non è la legge della sempre a destra. Dobbiamo mantenere quello. Va bene. Alex, ripulisci i corpi perché ne abbiamo lasciati un fatto, po'. Ho già fatto, Lion. Non ti preoccupare. Grazie. Allora, voliamo veloce fino alla torre. Stavolta, sapete che vi dico? Li metto un po' più. No, però se li metto troppo lontano non ci vedono gli stupidi. Allora li metto qui, va bene? Come prima. Ma se noi andiamo a destra, ce li troviamo proprio in faccia. A sinistra, li metto infatti. A sinistra. Li metto a sinistra. È più complicato a sinistra per loro. È vero. Ok. Ma te ne muoviti nei pochi. Ti prego. Sei pronto? Li metto sempre tre. Ok. 3, 2, 1. Messi. Vai, 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 vai. Concentration, Lion, sempre a destra, sempre a destra. Vai, vedi che ci riusciamo. Dai, ok, Anna decide la strada. Vai, Anna, come un bravo. Ok, seguitemi. Io secondo, Contiamo su di te. Ok, non sbattere sul muro. Se devo chiudere, dimmelo, No, no, è già morto. Faccio un salto lannato fuori di testa. Io sono vivo, No, Cicco, che fai? Corri. No, c'è un buco. Salta. Tipo jetpack. Ok, vai. Sopra i tetti, senza mai fermarsi. Scendiamo, tanto sono lontani loro. Sei sicuro? Guarda che non è detto. Sono molto sicuro, fidati. Non li ho visti, aspetta, fammeli vedere. Oh, uno è arrabbiatissimo. Vai, con calma. Siamo bene. Ok, ci siamo tutti, siamo tranquilli e non vediamo nessuno. Silenzio. Va tutto bene ora. Piano. L'importante è adesso non sbagliare strada troppe volte. Vai, Anna. Cicco, perché sei davanti? Stai dando estremamente fastidio. Non lo so neanch'io, veramente. Vabbè, allora andiamo di qua, così Cicco non è più davanti, vieni. Ok, stai attenta quando giri, però, che non ci stiamo avvicinando a dove sono loro. Stiamo tornando indietro qui, ragazzi, attenzione. Torniamo indietro, brutto. Di qua, vieni. Sì, stiamo andando benone. Ma tu devi essere molto meno fessa di quanto sei tutti i giorni, Anna, ok? Va molto bene, meno. sono meno. Brava. Ma devi più veloce, ho di paura, qua, di qua, Laia, di qua. Ultimo. Tranquillo, non succederà niente. Ma sta funzionando. Se vuoi sbircia sopra, è ora di sbirciare. Allora, aspetta, Alex, ti metto qualche macchinetta dietro, così ti senti tranquillo. Sigillami. Ok. Cosa vedi? Allora, i miei occhi da falco vedono... Non c'è Sonic. Non lo so, aspetta. Allora, Sonic è di là all'entrata. Ci sta camperando l'entrata, ragazzi. No! È tossicissimo, Sonic. Spostiamo. Ce n'è anche un altro insieme a lui, Ce ne sono due all'entrata che camperano. Invece un altro mi pare di vedere o è un corpo nostro. Sinceramente non ne ho idea. Però ne vedo un altro dal lato opposto della mappa. Ma non è che sta arrivando uno e non te ne sei accorto? No. Fermi da troppo tempo. Allora, fatto sta che c'è Sonic e l'uomo calvo che ci camperano. Qui dobbiamo andare davanti all'uscita. Okay, come facciamo? Anna, però dobbiamo andare in quella direzione, capito? In quella direzione. Va bene, dove sei? Vieni da me. No, assolutamente, vieni tu da me, guarda. Dai, vieni tu. Se andiamo di qua, siamo proprio in dirittura d'arrivo. Ma io so come andarci, va bene. Saltiamo, facciamo... No, cacchio. Un po' di parkour. Mannaggia, così, no? Aiuto. Così. Ma no, sei pazzo. Però il parkour è un'arma a doppio taglio, perché anche loro lo fanno, capito? Se ti vedono... Loro saltano, io li ho visti.
visti? Dai, non è se ci vedono. Ma ancora è lontano. Ma non li vede, com'è possibile? No, sei caduto, fai un parkour. Ecco. Un altro po' di parkour. Poco di parkour. Basta parkour. Siamo vicinissimi, okay, vai, scendi. So dove andare. Ok, lo so anche io, stammi dietro, e va allora bene? Allora guidami. Guido io. Sederone. Sederone guida tutti. Venite con me, mi raccomando, occhio, perché qui... Ma sbaglio, sono spariti. No, ci stanno. No, lei non sento il rumore di Windows. Dio mio! Parkour! Corri! Sono con te, uomo! Sono con te! Oh, siamo fuori noi, però. Abbiamo vinto! Io sono dalla porta opposta! Abbiamo barato di brutto, però, my friend, ma proprio... Ah, Sonic! Cigo, io ho vinto, sono ancora qui però, non sono morto. Hai vinto solo tu. Guarda come erano agguerriti, guarda quello lì, agguerritissimo. Guardali come cercano. Sonic è fuori di testa. Oh. Raga, c'è uscita. Correte nel parkour. Non è tardi. Salta. Bravo. Salta alto. Ok, fermi. È perfetto. Se nessuno salta e vola, non possono saltare loro. No, Sonic si sta avvicinando. Sonic, guarda, Sonic. Non può saltare. Sembra uno squalo che sta... Mamma mia! No! Ma ti sculaccio! Porca, mi ha sburdato proprio! Porca miseria! Oh, e voi non avete visto niente! Cacciato. Perché voi siete... voi dite, niente. Ah, questi qua sono fortissimi. O Bunga, come voi ben sapete, è molto peggio! No. Molto peggio di questi! Alex! Ti scatena di brutto! Pulizia lui. Dei corpi, pulizio, per favore! Pulizio! Perché via, ce ne sono! Ecco okay. Fatto! Allora, andiamo alla nostra torretta, adesso... Ce ne sarà solo uno. Ma quest'uno? No, non venire. No, è Bunga, no, è impossibile. È Bunga. Allora, proviamo una cosa. Io ho paura di lui. Allora, io lo metto lontano e vediamo se ci sente. Ma Bunga salta fino a qua sopra. No, tranquillo. Lui non lo fa. Lui è uno... Bunga lo fa, Bunga lo fa, è un pazzo. No, lui è uno serio. Lui è uno serio, lui è uno che... Ci sa fare con queste cose. E ti vuole quindi... avere Tia e basta lui. E questo è il problema. E noi allora, ci vuole avere di brutto. Oh Bunga, non lo sto trovando. Eccolo. Lo trovo. Oh Bunga. Vai. Aspetta. Vedi però, lui non ci vede perché siamo troppo lontani. Quindi non possiamo partire. Dobbiamo comunque attirarlo un pochino. Allora, strecatto. No, perché? Allora, vai sul muro, ok? Salterai da un muro all'altro, ok? Piano, salta. Ti dico quando ti vede, piano, che sei lì. Dai, si sta arrabbiando di brutto, guardalo. Piano, strecatto, piano. Oh, ti ha visto, scappa. Ok, no, aspetta, ti ha perso. Devi tornare indietro. No, ma come? Attento però, Sì, è che lui è talmente veloce che a volte si bugga tra un muro e l'altro. Perché è proprio velocissimo, Ha troppa voglia di averci, guardalo. Ma io sono accasciato, non è mi vede. È scalpitante. Cioè, ti sta proprio desiderando, lo sento proprio parlare. Unga, ti voglio. Adesso saltare strecatto. Di brutto, Sta fremendo di mi brutto, piaci, guarda ti come voglio vibra. Sbungare, Bunga. Dove è andato? È proprio lì. L'ha sbucato. L'hai mangiato. Vabbè, allora, però... Abbiamo l'idea di quanto lontano lo possiamo mettere. Cioè poco lontano effettivamente. Non è molto bravo. Cico, puoi rimuovere questo Bunga così ne metto un altro? Assolutamente, ci penso io, uomo. Grazie, ecco. Sappiamo che Bunga è molto forte. Ok, allora ne metto uno più vicino e noi scappiamo. Pronti? Vabbè, pronti sì. Noi. Ok, l'ho messo, vai. Bisogna essere veloci, devi seminarlo, se no ti semina lui in qualche modo. Vai, corri. Lui lo fa, Lui è proprio... Lui è tipico di fare queste cose. Ok, andiamo, venite. Corri. Andiamo. Non ci possiamo fermare. No, non corri. Possiamo. È un attimo, ci troviamo seminati. Ma lui fa dei suoni, sappiamo che si avvicina. Aspetta che do un'occhiata, quanto è lontano, Non lo vedo più, lo vedo ancora. Ma allora, posso dire una cosa, su di lui? È scemo? È un po' imbecille, Bunga. È un po' imbecille, perché... Attenti! Non trova la strada, così. Capito? Vedi, non sa orientarsi. Non si sa orientare. È troppo veloce. Te, attento però, perché ogni tanto... Non ti prende proprio, No, dici? Non salta? No.
No, vabbè, sto scherzando. Se scendi ti prende. Pensavo non mi prendesse neanche lì. Vedrai in primavera come fiorisci adesso. Attenzione perché mi sta mi brama, sento proprio. Oddio, se l'è presa. Oddio, no, sono io ancora qui con Cico. Cioè Cico non si è fatto problemi. Era piaciuto. Cioè anche se eri già morto, ha fatto ugualmente il suo. Ha fatto ciò che doveva fare. Non si è trattenuto ugualmente, insomma. Anche adesso vuole farlo a te, però guarda. Di brutto, state attenti. Però, se lo attiri... Sì, ma, cioè, ma sei stupido, no, allora. Sono inciampato. Gli piace proprio, cioè, però, allora, dillo, chiedigli un appuntamento. Oddio. Occhio, non occhio. L'ha preso Anna. Andiamo piano, no, piano. Piano, sto per morsicare. Non ti morsicare. Lion è famelico, Bunga. Allora, tranquillità. Allora, Cico, basta fare... No, scusa. Fernando, fastidio e basta. Ecco, sto qui adesso. Dai, torna qua. No, ho paura. Non dai mio punta, Spungalo! Bene! Che è stato fatto? Occhio, procediamo con garbo, cautela, piano. Ok? Così, vedete? Volete di brutto? No, non vuole nessuno, si è calmato adesso, te lo dico io. Dobbiamo arrivare... Dobbiamo arrivare fino a lì, ok? Fino al punto lì in fondo. Siamo quasi vicino. Molto vai. Bello, sì. Venite, piano piano. C'è ancora lui, c'è dietro? Mi sa che è laggiù! T'ha perso allora. Lo siamo un po' persi infatti. Vado a prendere. Perché poverino, lui non si orienta bene. Quando si tratta di inseminare è fortissimo, però per il resto è tipo un trattore, ecco, non è molto maneggevole. Ha fatto un saltino, l'ho visto. Ho visto. Aspetta, fine. Magari gli diamo una mano. Aspetta. Che vuol dire? No, Anna, no, non devi fare così. Aspetta. È troppo veloce. Non prendere Bunga. Fermo qui, tu sei in mezzo, Cico. L'ho preso. Mamma mia, no. Ma riesci neanche a controllarlo. Alex, ma cosa fai? Pure te. Adesso va levato. Voglio vedere come facciamo a levarlo, voglio vedere. È impossibile, guarda lì, è tutto ingrifato. E guarda che potente lui, Levalo. L'hai levato. Levalo! È lì! Prendilo! Levalo! È incontrollabile! Cieco! Non spara più! Offrite colpi! Cieco, levalo! Ok. Sei inutile, è incredibile. Era troppo veloce, è ingrifato. Ma imbecille! Non riusciamo a colpirlo! Aveva assaporato il sapore e ora voleva assaporare ancora. Allora, Alex, pulizia, dai, veloce, su. Ma perché te lo devo io sempre? Ma sei un deficiente, sei! Ma sei un inutile, sei! Scusami, Laio. Adesso ti mettiamo in un buco con un buco. Vieni qua. No. Dai, lo Bunga, vai lì. Vieni. Vai, lo Bunginator. Allora, dove? Scendi sotto nel buio. No, sotto il buio. La cassetta di Obunga. Cioè, ma veramente squinzagliare Obunga nel buio. Allora, Alex, non entra nulla dentro il buco. Vai. Ci sono già. No, devi entrare proprio dentro tutto il corridoio nero. Se vai, hai 30 secondi, poi lo sguinzaglio. No. Sì, 30 secondi passano in fretta, sappi, forse sono già passati, chi può dirlo? Il tempo è relativo. Sguinzagliato, ecco qui. Lo sto per sguinzagliare, Alex, sei pronto? No, aspetta, c'ho paura! Oh, noi andiamo via da qui, vero? Direi di sì. Ma secondo me dovremmo anche impedire che Obunga possa uscire, perché non si sa mai. Alex, sei letteralmente all'entrata. Cioè, io non vedo niente, è tutto buio. Vedi te, perché io lo sto per scappare, Obunga. No, dai, ti prego, non mi muovere. Siamo al momento di Obunga, L'ho messo, sono, via, sono. Noi, via! No, ma ti ha già preso! Ma ti ha già preso, ma è incredibile! Ho girato un raggio, lì! Occhio! No, sta uscendo, Bunga! Dai, Alex, stai vedendo! Ma maledetto! Vai nel labirinto, Alex! No, mio Dio, guarda com'è! È libero! Madonna! Quanto è veloce! Cico! Oddio, guarda che salto! Penso io, dove è finito? Non lo vedo neanche più! Allora, la torre! Ha fatto un salto, ha superato la torre, è andato fuori dal mondo! Aspetta, fammi controllare. È qui. Dove? Non lo vedo più. Sarà morto. È qui. Cosa facciamo? Ammazzatelo, bisogna mettere un altro. Questo è scappato ormai. Va soppresso, sopprimiamolo. L'ho preso. Ok. Alex, non avevi capito. Perché, Alex? Stai zitto. Adesso hai capito bene cosa devi fare. Sì, ma non voglio. Bene. Allora, vai nel buio, forza. È troppo buio. Cammina. Vuoi compagnia? Va bene. Cico. Andami, Cico. No, strecato. No! Perché? Vai nel buio anche tu, Mi raccomando che i secondi passano, tra poco arriva Obunga, Io non vedo niente. Oh, devi sbrigarti, non so se hai capito. Dai, oh mio Dio, ma è un incubo. Stremi, sei ancora troppo vicino all'entrata. Io lo sto per mollare. Sto andando! Mollalo, Bunga. Mollalo, Bunga! Muoviamoci! Grazie!
Occhio, occhio. No, non vedo niente. No, occhio, per possedere qualcuno. Occhio, sento che vi sta per avere. Qui. Sento che vi sta per avere. Eccolo! Dai, dopo sei lui. Ma dove è Alex? No, è uscito! No, di nuovo! Mio Dio, ma è proprio un pazzo. Guardalo, è lì fuori, si è no clippato. È potentissimo, guardalo. Lo riusciamo a rimuovere perché si sta inseminando un muro. E non ha neanche avuto Alex. Si toglie. Alex. Alex. Lion. Beh, sei uno schifo. Cioè, no, Obunga. Là, aspetta, manca Obunga, questo serve, incredibile. Alex, cioè, se lui aveva un desiderio, perché tu devi togliergli il gusto? Ma sa che preferiva Cico, perché no, è uscito. No, no, vieni qui. No, voleva te, ma non ti trovava. Vieni qui, Alex. Qui. Allora. Adesso io metto Obunga. Okay. Tu cosa devi fare? Devi prendere Obunga, perché se lui non ti prende, poi vuole sbungare noi. Va bene. Ma non voglio no, vedi? Vedi? Vuole sbucci. Alex, vai bungare, a prendere Obunga. Veramente Cico. Alex, fai proprio cagare. Ma com'è possibile? Ho preso Obunga. No, è Obunga che ha preso te. Muro. Allora, Alex, allora, non abbiamo capito niente. Alex, devi andare tu da Obunga, brutto imbecille. Dai. Obunga è difficile, mi ammazza. Quello è Spider Obunga. Vieni qui, Alex. Bravo, vai, 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 vai da Obunga. Che vado lì, vado da Obunga. Dov'è Obunga? Dov'è Obunga? È qua in mezzo. Dov'è andato? Va bene. No, non c'è più. Che paura. L'hai fatto andare via. È sparito. Per forza, perché Alex lo ha messo. Qua, vai, vai. Vai, 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 fatti prendere. No, stai sbagliando strada. Via, bravo Lili, bravo. Ecco, vai però. Oh! Ho fungato. Si è saziato adesso, finalmente. Cioè, ci voleva tanto far saziarlo. Come fai sazio a me? A te non ce n'è di seme, però oh, non importa, perché Obunga è quello che fa un trattore, deve inseminare il prato. Insemina tutto, sì. Mette, sparge, no, la coltura in te. Eh beh, certo. Perché tiara, è come se tiarasse, capito? Proprio quel termine che si usa nei giochi, tiaro. Ecco, lui tiara e ti insemina poi. Poi non diciamo di che tipo di coltivazione si tratta. Sicuramente qualcosa di fastidiosissimo, tipo pannocchie. Le ortiche, pannocchie. Pannocchie durissime, enormi. Troppo, dai, ma è davvero 20 metri di pannocchia ti cresce. Va bene. Per oggi ci fermiamo. Fateci sapere se volete un altro video qui su Gmod con i next bot originali. Ce ne sono anche altri, naturalmente. E per oggi, Lion out! Ciao!